Le note del brano che il maestro Silvano Marchese gli ha dedicato hanno aperto a Chiaromonte una cerimonia partecipatissima dedicata al ricordo del maestro Giovanni Percoco, scomparso nel febbraio del 2022 a 86 anni. Un vero uomo di cultura, con tante passioni e tanti talenti, che amava visceralmente la sua terra e il mondo intero, con gli occhi sempre aperti per apprendere fino alla fine. Fraterno amico dell'artista Marino di Teana, ne fu biografo ufficiale e narratore più autorevole. Impossibile raccontare in breve il contributo che Percoco ha dato in campo culturale. Nella sua Chiaromonte, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Viola, assieme ai volontari che animano la biblioteca, hanno voluto organizzare un momento di ricordo e di testimonianze, con riflessioni e aneddoti del maestro affidati a chi lo ha conosciuto, frequentato, con narrazioni di persone presenti o lontane e parole arrivate da tutto il mondo. La cerimonia è stata incentrata su due atti concreti di gratitudine da parte dell'amministrazione. La cerimonia è stata caratterizzata da due atti concreti di gratitudine da parte dell'amministrazione. Il primo, il riconoscimento della benemerenza civica consegnata nelle mani della moglie Dina e dei figli Maria Rosaria e Giuseppe. Poi l'intitolazione della biblioteca comunale a perenne memoria dell'eredità enorme lasciata dal maestro Percoco. Si fa più semplice. Thank you.